A Pineto alcuni residenti si sono preoccupati per i lavori di posa in opera di un nuovo metanodotto che si estende dalle colline della frazione di Mutignano fino al quartiere di Borgo Santa Maria. I lavori iniziati mesi fa hanno recentemente destato allarme quando alcuni cittadini hanno notato e fotografato la creazione di varchi per il passaggio dei mezzi meccanici lungo i torrenti Foggetta e Calvano, ostacolando o limitando il regolare deflusso delle acque. Sulla vicenda il neo sindaco Alberto Dell'Orletta è immediatamente intervenuto per avere delucidazioni in merito. Siamo stati attenzionati ovviamente di questa problematica da parte della locale polizia municipale che nel controllo di vigilanza che esercita sul territorio ha ravvisato come le lavorazioni in essere, peraltro preciso che si tratta di opere ministeriali, di competenza ministeriale, ha ravvisato come effettivamente il decorso dei lavori fosse tale da lasciar presumere che potesse generarsi una ostruzione al normale deflusso delle acque. Siamo prontamente intervenuti e quindi abbiamo stabilito i primissimi contatti con i tecnici progettisti incaricati dal Ministero per verificare che effettivamente le cose fossero nell'ordine di come c'erano state rappresentate in un paio di relazioni e da alcune foto fatte appunto dal comando di polizia locale. Abbiamo attenzionato immediatamente la problematica e non dovrebbero esserci da questo punto di vista sorprese. Quindi nelle porzioni di territorio soggette ad autorizzazione comunale come le strade è in corso un'attività di perlustrazione e ricognizione dello stato dei luoghi da parte della polizia locale, in concerto con l'ufficio tecnico, e laddove sono stati riscontrati danni al patrimonio comunale, l'ufficio preposto ha già provveduto a sanzionare le imprese esecutrici. Per questo motivo il sindaco Dell'Orletta ha voluto precisare che la stessa ditta incaricata di questo appalto ministeriale, insomma, si sono immediatamente prodigati per il miglioramento della situazione, per garantire il normale deflusso delle acque laddove appunto le opere e gli interventi riguardassero i canali di scolo e in particolare i letti dei torrenti e dei fiumi che sono presenti sul territorio.